alcune delle iniziative, dei progetti, piuttosto che delle proposte che sono in attuazione da parte del parco nell'ambito delle sue azioni istituzionali. Io darei subito la parola ai relatori che hanno voluto essere qui presenti con noi, perché si può dalle loro relazioni, dal loro modo di interpretare con passione e con dedizione scientifica quelli che sono gli aspetti che sono alla base fondamentale del raggiungimento di un obiettivo che già da qualche anno il parco ha avuto, che è quello di riuscire a portare alla naturalità il lago, nel senso delle acque del lago. Quindi rispetto a questo tema anticipo quantomeno una semplice considerazione, che è quella per cui il Parco Lago Segrino, che è anche un sito di interesse comunitario, è un organismo regionale, ha un riferimento diretto con la regione, è considerato e classificato parco locale di interesse sovracomunale e la gestione spetta ai tre comuni e alla comunità montana nelle quote di partecipazione. Si compone di un consiglio di amministrazione per il quale, per esempio, abbiamo qui i nostri esponenti questa sera che vi ripresento, e sono Tino Crespi, sono Antonio Tedesco e sono Marco Vascelli, rappresentanti che sono insieme a me diciamo indicati dall'Assemblea del Parco. Assemblea del Parco che è l'organismo politico di riferimento, e mentre il Consiglio di Amministrazione è un organismo di tipo funzionale e più prettamente tecnico. L'azione che deve svolgere il Parco è chiaramente quella della tutela ambientale ed anche della valorizzazione dell'ambiente. Quindi faccio una bellissima considerazione, scusate se la faccio ora, perché così almeno sono anche con la parola. Diciamo che il parco ha iniziato la sua operatività nel 1984, quindi è uno dei primi parchi locali che stanno nello scenario della Regione Lombardia, e nel corso degli anni, che sono tanti, ha acquisito anche una visibilità a livello regionale significativa, non tanto per le persone che collaborano a questa esperienza, che è un'esperienza di associazione più che di ente pubblico, di associazione volontaristica, per cui voglio dire già da allora il parco si annoverava in quelle che erano delle microstrutture che però portavano dei risultati concreti sul territorio, e il risultato concreto che abbiamo è la qualità delle acque, nel senso che da una esperienza del 1970 dove il lago era completamente eutrofo, oggi abbiamo, grazie all'impegno, all'abnegazione del mondo scientifico che qui ha presentato questa sera qualche esponente, diciamo, della componente legata all'Università Bicocca, però ci siamo tutti, Pierluigi Vercesi, che è l'antesignano dei nostri esperti, tutti presenti. E quindi fondamentalmente la cosa importante che ha fatto il parco è stata quella di iniziare immediatamente le azioni sul territorio, non certamente quello di fare libri piuttosto che pubblicazioni. Sì, qualche cosa c'è perché le abbiamo poi anche messe in cantiere, ma sono a seguito di interventi fatti, quindi sono
il registro di quello che è avvenuto e quello che abbiamo tuttora presente. L'opportunità che abbiamo questa sera, che ci ha dato il sindaco Cinzia Bergamasco e l'amministrazione di Comune di Piglio, è importante, perché in effetti noi non ci siamo mai più di tanto mossi da quelle che erano le riunioni nella sede, piuttosto che magari a Milano, piuttosto che nei convegni che ci hanno visto così presenti con la nostra piccola e modesta esperienza. Però è importante, perché capiamo che l'approccio e il contatto con la gente, con la popolazione, soprattutto, voglio dire, in Piglio, che è il comune che ha il territorio maggiore nell'ambito del parco, ne ha tra il 60 e il 70% del territorio, diciamo, dell'area protetta, è fondamentale. Quindi vi ringraziamo della vostra presenza, perché ci permettete di poter dare un contributo in più di conoscenza, sempre nello spirito della massima collaborazione. Detto questo, poi se ci sono, ovviamente, quando ci saranno delle domande, saremo ovviamente tutti disponibili ad ascoltare e a poter rispondere. Io a questo punto vado a presentare i nostri esperti, che sono la dottoressa Silvia Speziale, naturalista. Grazie. Il professor geologo Vercesi Pierluigi, l'architetto Alberto Capitano, che è tra di voi, il dottor Marco Cantini, che è soprattutto poi un riferimento fondamentale per noi, perché è nella struttura dell'amministrazione provinciale di Como legata all'ambito territoriale. E quindi il supporto suo è fondamentale, soprattutto oggi nell'ambito del governo e della gestione del sito di interesse comunitario. Poi gli esperti vi diranno cos'è, entreranno loro nel particolare, vedo a che punto saranno loro a definire. Il dottor agronomo Dante Spinelli, che collabora con il parco ed è anche, diciamo, il responsabile, coordinatore a livello del parco della regione della Valle dell'Agro, di cui il Comune di Piglio ha una significativa presenza, tant'è che il Comune di Piglio è uno dei comuni della regione Lombardia che ha nel suo territorio la maggior parte di ambito protetto. Ed è fondamentale, a parte la presenza sua stasera, il collegamento che si può avere sia con l'amministrazione provinciale sia con il parco della Valle dell'Agro, perché quando si parla di reti ecologiche, quando si parla di collegamento, quando si parla di ambiti che vanno oltre quelli che sono il territorio meramente legato all'area protetta in sé, come il parco del Sirino, vuol dire innestare una serie di collaborazioni fondamentali, che sono quelle che portano a maggior risultato anche le azioni che sono svolte dal parco stesso. Poi abbiamo il dottor Max Paleari, che è il nostro esperto in comunicazione, quindi poi ci darà alcune novità, anche noi, ci darà alcune novità che sono legate agli ultimi elementi di l'innovazione che l'amministrazione regionale sta attuando rispetto al marchio dei parchi, al coinvolgimento del territorio, al coinvolgimento delle attività agricole, del prodotto tipico locale e anche di quelle che sono le attività, diciamo, ricettive, perché è fondamentale pensare che si proteggono le aree, ma non sono sotto materiale, sono invece e devono essere gestite e devono essere un'opportunità per la gente. Quindi il parco, da questo punto di vista, si è sempre mosso con quelle poche forze che ha, però a sviluppare questo tema. A questo punto io ho finito, lascio la parola subito alla dottoressa Silvia Speziale, ringraziando tutti i collaboratori scientifici, il mondo scientifico della loro partecipazione e preziosa presenza.
per la valutazione di incidenza.
La valutazione di incidenza è un procedimento di carattere preventivo che è stato introdotto dalla normativa europea sui siti di interesse comunitario ed è un procedimento molto importante al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto per verificare se può produrre delle incidenze significative sul SIC. E si applica sia agli interventi che ricadono all'interno del SIC, ma è importante far comprendere che va applicata anche agli interventi esterni al SIC, ma compresi in quest'area vasta di riferimento che è stata indicata nella cartografia che ho fatto vedere precedentemente, e che questi piani o progetti possono avere delle ripercussioni all'interno del territorio del SIC. Alcune tipologie di intervento, come possono essere delle ristrutturazioni di limitata entità, ricadono all'interno di quest'area vasta, possono in realtà richiedere l'esclusione dalla valutazione di incidenza, mediante un modello che è messo a disposizione dal parco. Ecco, quindi è importante tenere presente appunto questa area che contorna il sito di interesse comunitario e nella quale appunto gli interventi vanno sottoposti a questa procedura di valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza è importante anche perché tutela gli habitat e le specie dalle possibili interferenze e disturbi antropici. La compromissione degli habitat e delle specie individuati nel SIC comporta infatti l'apertura di procedure di sanzione a carico degli Stati membri dell'Unione Europea. E quindi, appunto, per il principio della sussidiarietà, anche a carico delle singole amministrazioni regionali. Quindi la valutazione di incidenza è un procedimento importante che è espresso dall'autorità competente, quindi in questo caso dall'ente gestore dell'area protetta. Il proponente deve produrre questo studio di incidenza o l'esclusione da incidenza e presentarla all'ente gestore dell'area protetta che emette la valutazione di incidenza. Ecco, torno indietro un attimo per illustrarvi anche altri strumenti che fanno parte del piano di gestione del SIC, che sono il formulario standard, che è una serie di schede dove vengono raccolti tutti i dati del SIC e quindi gli habitat e le specie che appartengono a questo territorio. Il piano di gestione comprende anche delle norme tecniche di attuazione, cioè sono delle regolamentazioni che appunto regolamentano le attività antropiche in generale, le attività agricole e selvicolturali, i transiti, la raccolta di piante, quindi di specie protette, le attività sportive e le attività scientifiche e didattiche all'interno dell'area protetta. E quindi questo si affianca, per così dire, al piano di gestione del PIS e sono due strumenti paralleli, tutti e due in vigore, il piano di gestione del SIC, quindi specifico per gli habitat e le specie presenti all'interno del sito. Ecco, in questi anni il parco si è quindi adoperato per realizzare degli interventi di tutela e valorizzazione della natura. Vi porto due esempi di due progetti realizzati, uno nel 2008 e l'altro nel 2009-2010, e poi vi illustrerò un progetto futuro che il parco ha intenzione di realizzare quindi nel prossimo futuro. Nel 2008 è stato realizzato un progetto di riqualificazione e potenziamento dell'habitat 91E0, le foreste alluvionali dette comunemente Ontaneto, in comune di Ompiglio, vi illustrerò adesso di che cosa si è trattato.
Negli anni 2009-2010 il parco ha realizzato invece un altro importante progetto sulla rete ecologica tra le aree Natura 2000, che quindi ha messo in connessione il parco Lago Segrino con le altre aree presenti sul territorio, il parco della Valle dell'Ambro da un lato e la riserva del Sasso Malascarpa dall'altro. E poi appunto vi illustrerò questo altro progetto che ha in programma il parco sul miglioramento della qualità delle acque del Lago Segrino. Il primo progetto di riqualificazione e potenziamento dell'habitat Ontaneto è stato finanziato dalla Fondazione Carico, provincia di Como, Parco Lago Segrino, e ha avuto come partner il gruppo naturalistico della Brianza. È stato realizzato nella porzione meridionale del Lago Segrino, nella zona di Mariaga, in comune di Opiglio, e aveva come obiettivi quelli di riqualificare e potenziare questo habitat forestale, ripariale, e proteggere gli habitat acquatici e la fascia perilacustre dai disturbi di tipo antropico, dalla presenza della strada e delle abitazioni, e sensibilizzare la popolazione e valorizzare l'area dal punto di vista paesaggistico. Si trattava infatti di un'area degradata, spoglia dalla vegetazione, dove appunto l'area dell'emissario del Lago Segrino era priva di copertura, quindi era molto suscettibile ai disturbi ai rumori e alle luci che provenivano dalla strada e dalle abitazioni. E quindi è stato creato questa duna di protezione degli ambienti acquatici ed è stato piantumato con essenze arboree ed arbustive autoctone, cioè tipiche di queste zone. Si tratta in particolare di montani, salici e arbusti come il viburno, il corniolo, il sambuco. Ecco, e questo appunto è l'area come si presentava a fine lavori. Invece questa è più recente perché è di questo gennaio, quindi con l'area coperta dalla neve. E questo intervento è stato funzionale alle specie tipiche della riva, che frequentano la riva del lago, come il martin pescatore, l'airone cinerino, il canareccione, e germani reali, folaghe, e anche alla vegetazione tipica di questi ambienti per i lacustri, la ninfia bianca e il nannufaro giallo, la salcerella a sinistra e l'iris a destra. Ecco, e questo è altre immagini di queste formazioni forestali ripariali costituite da salici e ontani in prevalenza, ontano nero. Il progetto ha visto anche una parte di comunicazione, appunto in collaborazione con il gruppo naturalistico della Brianza, che ha collaborato nella produzione di questo dépliant informativo sul progetto chiamato Sulle rive del lago, e ha fatto una pubblicazione all'interno della sua rivista Natura e Civiltà. E sono stati prodotti dei pannelli didattici che potete vedere tuttora ai margini di quest'area riqualificata. Ecco, un altro progetto che il parco ha realizzato negli anni 2009-2010, molto importante perché ha messo in connessione il parco Lago Segrino con altre due realtà aree protette presenti sul territorio. Infatti il parco Lago Segrino è stato promotore di questo progetto, che ha voluto collegare ciò che sta in basso, cioè il parco della Valle dell'Ambro, e ciò che sta in alto, la riserva naturale Sasso Malascarpa, essendo appunto in una posizione intermedia e fondamentale appunto per gli scambi ecologici e le connessioni quindi ecologiche. Anche questo progetto è stato finanziato da Fondazione Cariplo, dal Parco Lago Segrino, il Parco della Valle dell'Ambro, il Comune di Opiglio e l'ERSAF, che è appunto il gestore della riserva del Sasso Malascarpa.
Gli obiettivi di questo progetto erano quelli di individuare le criticità presenti sul territorio e gli ostacoli alla rete ecologica, sensibilizzare e informare sull'importanza appunto della rete ecologica all'interno del territorio e realizzare 3 interventi pilota di riconnessione ecologica. La rete ecologica è appunto importante perché permette la conservazione degli habitat e delle specie di fauna e di flora presenti sul territorio, permette alle specie vegetali di colonizzare nuove aree, permette agli animali di spostarsi e quindi di trovare nuove fonti di cibo, di trovare nuovi rifugi, di riprodursi con altri individui che popolano altri territori. La rete ecologica rende più bello il paesaggio, in poche parole serve a conservare la biodiversità di un territorio. E tutti sappiamo ormai che un territorio che presenta una ricca biodiversità supera più facilmente gli stress e gli inquinamenti ambientali. Il progetto ha visto la realizzazione di 3 interventi diversi tra loro e posizionati in luoghi diversi sul territorio, ma tutti e 3 importanti appunto per questo obiettivo ultimo di connettere il territorio dal punto di vista ecologico. Un primo intervento lungo la Valle del Merlo, il comune di Opiglio, un altro intervento presso l'Alpe Fusi, dove c'è il piantone, e un altro intervento al Sasso Malascarpa. Il primo progetto, lungo la Valle del Merlo, ha visto la riqualificazione di un'area che era spoglia dal punto di vista della vegetazione, quindi con la piantumazione di alberi e arbusti autoctoni e il posizionamento di cassette nido per i pipistrelli e per l'avifauna. Il secondo progetto presso l'Alpe Fusi, nella zona del piantone, ha visto invece un progetto di apertura delle praterie, perché in queste zone appunto bisognava contrastare l'avanzata del bosco per lasciare queste aree aperte che possono essere frequentate dalla fauna che appunto si sposta sul versante montano. E quindi sono state ripristinate delle pozze da beverata e sono stati posizionati dei tronchi marcescenti al suolo per favorire gli invertebrati. Il terzo progetto è stato realizzato a cura dell'ERSAF, ente gestore del Sasso Malascarpa, quindi proprio all'interno della sua riserva naturale, dove hanno sistemato delle pozze da beverata, hanno sistemato dei sentieri che erano in condizioni precaria e hanno fatto degli interventi di manutenzione delle praterie. Quindi appunto vediamo la pozza del Bevesco che aveva dei problemi di tenuta del fondo ed è stata quindi ripristinata nella foto a destra. I sentieri fondamentali per la fruizione del territorio sono stati quindi sistemati nei punti che erano ammalorati e poi appunto hanno realizzato degli interventi di contenimento del bosco per preservare quelle praterie di alta quota che garantiscono la presenza di queste splendide fioriture di orchidee, che sono delle specie protette a livello comunitario. Hanno realizzato questi interventi mediante il taglio arbusti, quindi manualmente, e anche attraverso il pascolo guidato di ovi caprini. Il progetto ha visto anche un'importante operazione di educazione ambientale in collaborazione con la scuola primaria di Opiglio. In particolare è stata tenuta una lezione teorica e pratica alla classe quinta della scuola primaria con l'uscita sul campo e la piantumazione appunto lungo la Valle del Merlo di arbusti. E quindi abbiamo fatto lavorare i ragazzi di Opiglio proprio sul territorio e gli abbiamo consegnato delle buone regole di comportamento da rispettare sia all'interno delle aree protette ma anche al di fuori nel territorio comunale. Ora andrò a presentare
presentarvi un progetto che il parco ha in mente di realizzare a breve, ed è un intervento di miglioramento della qualità delle acque del lago Segrino. Questo perché appunto le acque del lago Segrino dagli anni 80 sono state dichiarate in buono stato, cioè sono diventate oligomesotrofe. Ma questa condizione non è duratura, proprio perché l'accumulo dei vegetali, l'accumulo di sostanze inquinanti provenienti dalle strade che circondano il lago possono produrre delle modifiche alla qualità delle acque del lago e quindi questo necessita di interventi attivi di riqualificazione. Il parco ha quindi l'intenzione di mantenere le acque del lago Segrino in buono stato. Ha intenzione di risolvere il problema generato dalla presenza di scaricatori di piene delle reti fognarie miste, intende riqualificare e diversificare la vegetazione igrofila presente lungo le sponde del lago e proteggerla dagli incendi, contribuire al miglioramento della qualità naturalistica e paesaggistica del lago. In particolare nel settore nord, dove è già presente una vasca di fitodepurazione in testa al lago, seguita da un ampio canneto libero che quindi affonda le radici nelle acque del lago e a cui poi segue una zona costituita dalle ninfee. In questa zona si evidenziano delle criticità dovute alla presenza di questo canneto molto fitto, compatto, vecchio, in cui i vegetali si accumulano e i vegetali dell'anno precedente si gettano a lago e accrescono il contenuto in sostanza organica, contribuendo all'eutrofizzazione delle acque del lago. Vedete dalla foto a destra che quindi si produce un lento ricircolo dell'acqua e un aspetto stagnante delle acque. Nella porzione sud del lago, l'accumulo dei vegetali delle macrofite sommerse, cioè di questi vegetali sommersi, contribuisce anch'esso all'eutrofizzazione delle acque del lago. Cioè crea un flusso lento verso l'emissario e un minor ricircolo delle acque. Quindi a lungo andare la qualità delle acque va peggiorando e vanno contrastati questi fenomeni che sono naturali per un lago. Quindi il parco ha intenzione di operare in un'ottica di bacino innanzitutto, anche perché Il lago Segrino fa parte del bacino della Valle dell'Ambro e quindi mantenere le acque del lago Segrino in buono stato vuol dire anche garantire un apporto di acque al lago Pusiano in buono stato. E quindi il parco intende attivare questi interventi modulati dalla conoscenza tecnico-specialistica desunta dalle analisi scientifiche che sono state portate avanti in questi decenni e supportate dal piano di gestione del SIC. In particolare si vorranno realizzare degli interventi sul canneto libero con sfalci mirati e asportazione della biomassa, interventi sulle macrofite sommerse galleggianti, quindi con l'impiego di sommozzatori che andranno ad asportare appunto questi vegetali in esubero e poi si ha intenzione di intervenire sulla raccolta e affinamento delle acque di sfioro mediante la creazione di sistemi di fitodepurazione e fasce boscate tampone, e a tal proposito il parco ha già richiesto ai comuni del consorzio di avere la localizzazione degli sfiori dei loro impianti fognari. E poi l'intervento si completerà con delle azioni di monitoraggio chimico-fisico delle acque e le azioni di comunicazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al Presidente.
Grazie.